Questo è l'investimento più sicuro. L'oro. Proprio così, l'oro, l'unico porto sicuro in tempi di crisi, il metallo prezioso desiderato da tutti. I clienti dicono che non si fidano più delle banche e ho molti clienti che addirittura hanno disinvestito per acquistare oro fisico e tenerselo in casa, in cassaforte, in cassetto di sicurezza. Hanno tolto i soldi, i risparmi dalle banche per acquistare l'oro? Sì, perché i loro soldi dalle banche mese dopo mese, anche se di poco, diminuivano. Invece con l'oro hanno una possibilità quasi certa che da qui a un medio lungo termine avranno un guadagno. Guadagno, sì. Questa è una moneta da mezza oncia, 15 grammi circa di oro puro, quindi siamo intorno ai 500 euro. E le vendite di oro in questo ultimo periodo, con lo spread alle stelle e le borse in rosso, aumentano sempre di più. Con l'aumento dello spread, la vendita dell'oro è aumentata. Perché secondo lei? Perché la gente ha paura. Ha paura di tenere risparmi in banca? Di cosa ha paura? Ha paura di vedersi vanificare proprio gli sforzi di una vita. Quanto valore ha tutto quest'oro? Circa 30.000 euro. 30.000 euro? 30.000 euro in così poco spazio. Un investimento più che sicuro, direi. Sicurissimo. Quanto vale oggi l'oro? Oggi l'oro vale circa 34 euro al grammo. Qui c'è un picco, nel 2012 c'è stato il massimo storico, la quotazione massima che ha sfiorato di 44 euro. Se io oggi volessi comprare questo lingotto da 3.500 euro, sì. Quanto pagherei di tasse su questo lingotto? Di tasse non paga nulla. È assolutamente meglio avere dell'oro piuttosto che banconote sotto il materasso. Perché? Perché l'oro conserva il suo valore nel tempo in qualsiasi parte del mondo. Le banconote, seppur con una minima percentuale di possibilità, potrebbero non valere più nulla domani. Oro, la nostra ultima salvezza?